possiamo iniziare. Nelle vesti di semplice cerimoniere do un cordiale benvenuto a tutti, autorità, appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, alle associazioni militari e civili e della cittadinanza presente. Intervengono a questo significativo evento Sua Eccellenza il Prefetto di Cremona, Dottor Corrado Conforto Gagli, il Dottor Professor Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona, Dottor Michele Davide Sinigaglia, Questore in Cremona, Colonnello Giuliano Gerbo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Colonnello Massimo Dell'Anna, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Vincenzo Criscuolo, Comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, il Dottor Luca Iubini, Comandante della Polizia Municipale di Cremona, la Dottoressa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale del Comune di Cremona, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Pecorelli, Neo Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Cremona, i Presidenti delle Associazioni Combattentistiche d'Arma con le rispettive rappresentanze. Partecipa anche la classe terza E e F della scuola secondaria di primo grado Virgilio, accompagnate dalle rispettive professoresse. Procederò ora a nominarli. Sottotenente Giovanni Cavallaro, Sottotenente Enzo Fregosi, Sottotenente Filippo Merlino, Sottotenente Alfonso Trincone, Maresciallo Aiutante Alfio Ragazzi, Maresciallo Aiutante Massimiliano Brun, Maresciallo Capo Daniele Ghione, Brigadiere Giuseppe Colletta, Brigadiere Ivan Gritti, Vice Brigadiere Domenico Intravaia, Appuntato Orazio Maiorana, Appuntato Andrea Filippo. Questo per i Carabinieri. Per l'Esercito il Capitano Massimiliano Fiduciello, il Maresciallo Capo Silvio Olla, Caporal Maggiore Capo Scelto Emanuele Ferraro, il Primo Caporal Maggiore Alessandro Carrisi e il Caporal Maggiore Pietro Petrucci. Tra i civili persero la vita Stefano Rolla, regista impegnato in un sopralluogo per le riprese di un documentario sulla missione italiana, e Marco Beci, funzionario della cooperazione italiana in Iraq. Per effetto di quell'attacco furono inoltre uccisi, è doveroso ricordarlo, 9 cittadini iracheni, tra passanti e collaboratori del nostro contingente militare. Preghiera per i caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari, caduti nell'adempimento del loro dovere, nei cieli, in terra e sui mari, per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che le animarono nel servire la patria. Dona loro la vita eterna, a noi il conforto e all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia.